Come già saprete, l'epopea di Gilgamesh è uno dei miei racconti mitologici preferiti, non soltanto per il fascino delle vicende narrate, ma anche per la varietà di temi trattati. L'epopea parla di amicizia, amore, idolatria, gloria, di viaggi e della vita e della morte, e molto altro ancora in realtà. Esistono diverse versioni di questo racconto mitologico. Quasi tutte venivano in tempi antichi tramandate oralmente. I mercanti, durante i loro lunghi viaggi, si raccontavano queste storie su Gilgamesh per passare il tempo. I maestri narravano il mito ai fanciulli per dare loro importanti lezioni di vita. Di conseguenza, il mito non solo sopravvisse al tempo, ma divenne la fonte di ispirazione per altri racconti di eroi. Pensando all'Iliade e all'Odissea, ci vengono in mente avventure di eroi che non hanno poche somiglianze con l'epopea di Gilgamesh. Quello che abbiamo davanti è il più antico poema epico che l'umanità abbia mai concepito. Non solo è più antico dell'Iliade e dell'Odissea, ma è persino più antico del famoso Mahabharata indiano, un'opera più antica di ogni testo sacro conosciuto. Gilgamesh è, di fatto, il primo eroe dell'umanità. Questo antico e potente re dalle fattezze divine venne poi ripreso da uno scrittore, trasformato in un personaggio davvero interessante, lo devo ammettere. Kinoko Nasu è l'uomo che ha ideato il Gilgamesh antagonista che noi tutti conosciamo. Questo eroe dell'antica Mesopotamia è stato trasformato da Nasu in un antagonista di Fate Stay Night, con tratti tipici di un narcisista: troppa sicurezza in sé, megalomania, complesso di Dio, egocentrismo, egoismo e via così. Un personaggio impossibile da amare per via della sua carenza di affetto nei confronti del prossimo. Un personaggio che vede ogni persona come un oggetto che è di sua proprietà. Un uomo dalle tendenze maschiliste che, come qualsiasi fan di Fate ricorda, non ha mai avuto problemi a trattare Artoria come una semplice cosa che lui doveva possedere, con il solo scopo di soddisfare un suo piacere personale. Un antagonista così odiato per aver ammazzato Ilia a sangue freddo, anche vorrei ricordare. Un uomo così insopportabile che è difficile non trovare un fan di Shiro che ama quel momento di Unlimited Blade Works in cui Gilgamesh viene praticamente messo con le spalle al muro e stracciato. Perfetto. Cosa abbiamo stabilito quindi finora? Che Gilgamesh non piaceva praticamente a nessuno. Allora possiamo andare avanti e... Un momento però. Fermi tutti. Non è tutto qui. L'aspetto che più mi incuriosisce di Gilgamesh è la sua trasformazione nel franchise di Fate. Vedete, mentre tutti i personaggi nati da Fate Stay Night sono sempre rimasti gli stessi, e per questo sono diventati leggermente noiosi, critica personale, Gilgamesh è l'unico ad aver subito una vera e propria trasformazione. Ma com'è possibile? Com'è possibile che un coglione con licenza sia cambiato così tanto da diventare uno dei personaggi più popolari e più amati del franchise? Beh, come sempre, tutto ha inizio da Fate Zero. Questa serie è stata un punto di svolta per l'intero franchise per diverse ragioni che spaziano dalla profonda psicologia dei personaggi alla tragicità della trama. Fate Zero è l'anime che ha ampliato la community di Fate. Questo è un fatto. Questo è l'anime che ha avviato dei dibattiti su Kiritsuku e Shiro, dei veri dibattiti. E questo è anche l'anime che ha cambiato Gilgamesh. Ma come? Insomma, siamo sinceri, non ci sembra così diverso Gilgamesh. Si tratta sempre della solita testa di cazzo, egocentrica, egoista e... Ah, no, un attimo. In Fate Zero ci sono tre momenti in cui il personaggio di Gilgamesh diventa stranamente più interessante. 1. I suoi due dialoghi con Cotomine e Kirei, quelli accompagnati da un buon vino, fanno passare l'immagine di un Gilgamesh che ha una sua visione filosofica della vita e anche del piacere. Se voi volete vedere il video dove ne parlo, vi lascio il link in descrizione. Il che è strano, perché non ha mai avuto una cosa del genere prima. Insomma, in Fate Stay Night in generale non fa tutta questa filosofia, no? 2. Il suo rapporto con Iskandar è nutrito da un profondo rispetto tra i due. E noi sappiamo che Gilgamesh non ha mai rispettato nessuno. Lui è quello che ti calcia in faccia a prescindere. 3. Prima della battaglia contro Iskandar, Gilgamesh dice una cosa che è importantissima. Lui dice di aver avuto un amico in vita. Un amico insostituibile. Cosa? Ah, ok. Va bene, lo dico io e nessuno viene fuori. Grazie Nerone, grazie. E anche te, Cesare. Ok, lo so che è sciocco sorprendersi per una cosa del genere, perché noi tutti sappiamo che il vero Gilgamesh aveva un amico di nome Enkidu, ma c'è da sorprendersi perché l'autore avrebbe potuto omettere quell'informazione e non parlarne. Insomma, se sono riusciti a cambiare sesso ad Artù, potevano anche eliminare Enkidu, giusto? Ma il mettere quell'informazione ha contribuito alla genesi di un personaggio dal sapore leggermente diverso. Con Fate Zero, Gilgamesh non è più soltanto un superbo, egoista, egocentrico, maschilista, figlio di buona donna. Ora è anche una persona con una sua particolare filosofia di vita. È un personaggio che può rispettare un suo pari ed è anche un uomo solitario che non ha più il suo caro amico.
sono tratti della personalità importanti, così importanti che influenzano, in un certo senso, anche la serie successiva di A Limited Blade Works. Questo è il primo Fate Stay Night dove Gilgamesh si degna di spiegarci le sue ideologie e il suo modo di intendere la razza umana. Certo, non stiamo parlando di un personaggio che si comporta come se fosse questo grande pensatore, rimane comunque una testa di cazzo, però almeno ci degna di qualche spiegazione in più, diciamo, ci dice ecco perché sono una testa di cazzo e noi tutti insieme, beh grazie, grazie per averci spiegato perché sei una grandissima testa di cazzo. In Khaled Lainar Prisma Ilia, Dry, o era Zvai, vabbè, a chi importa. Vabbè, nell'ultima stagione di quell'aborto, Gilgamesh ha un ruolo abbastanza importante e dimostra di essere molto più saggio, molto affezionato ad Enkidu e soprattutto ci permette di comprendere molto di più questo antico eroe mitologico. Un bel colpo d'ascia viene dato da Fate Strange Fake, il manga spin-off dove Gilgamesh è uno dei protagonisti, ed è tanta roba, e non solo, incontra ed affronta il suo caro vecchio amico, Enkidu. In questa battaglia vediamo Gilgamesh dare il suo massimo, cosa che, udite udite, non era mai successa, e comprendiamo la quantità di rispetto che ha per questo suo amico. In più, grazie ad Enkidu, scopriamo dei dettagli concernenti il passato di Gilgamesh. C'è chi mi ha chiesto di fare un video sulla filosofia di Gilgamesh. Il problema è che non si può fare una cosa simile senza comprendere la storia del personaggio, ma la storia di Gilgamesh, inventata da Nasu, non è troppo diversa dall'epopea originale. Quindi, buttiamoci dentro. Egli è il più grande di tutti i re, il più illustre, il più alto. L'eroe progenie di Uruk, il toro pronto a caricare. Va innanzi a tutti, è un comandante. Va dietro a tutti, è il sostegno dei suoi alleati. È la fiancata potente a protezione del suo esercito, la piena furiosa che abbatte le mura di pietra. Dal giorno in cui nacque, il nome di Gilgamesh fu glorioso. Per 2/3 appartiene agli dei, per 1/3 all'umanità. Fu la dea eccelsa a disegnare il suo corpo. Modellò in modo perfetto la sua figura. Ciò che ho letto è una versione dell'epopea di Gilgamesh che ho ricavato da Franco D'Agostino. Vi metterò il libro in descrizione se siete interessati ad acquistarlo. Kinokonasu altera soltanto un aspetto della storia di Gilgamesh, ovvero aggiunge la sua infanzia. Cosa che non esiste nell'epopea di Gilgamesh, praticamente. Dell'infanzia di Gilgamesh noi sappiamo davvero poco. Tuttavia, dalle informazioni che noi possediamo, possiamo dire che egli già da fanciullo aveva un'immensa saggezza, accompagnata da un grande amore per l'umanità. Era un bambino dalla personalità solare, che giungeva sempre in aiuto del prossimo. Sapeva che era il migliore fra i mortali, ma non era un arrogante, non era egocentrico, era lieto di essere un alleato del suo popolo e di aiutare i più deboli. Quindi possiamo definire il giovane Gilgamesh come una sorta di solone, qualcosa del genere, un re illuminato. Ecco, un re illuminato. Però qualcosa cambiò. Forse fu l'esperienza della guerra o la semplice maturazione mentale, ma Gilgamesh cambiò e divenne più orgoglioso, cosciente della sua natura divina, e il suo atteggiamento benevolo mutò in uno dispotico, divenne un tiranno. Così spietato ed egoista che riservava solo a se stesso il diritto di sverginare le donne della città. Da fanciullo, Gilgamesh era un ozioso. Da adulto, egli si occupò di guerra, di conquiste. Desiderava collezionare tesori, desiderava imporre la sua autorità sul prossimo. Egli era il pinnacolo della razionalità e della moralità. Nessuno era più intelligente di lui, nessuno era più forte di lui, nessuno era bello quanto lui, e quindi nessuno poteva opporsi a lui. Allora cosa accadde? Nella versione di Nasu e in quella originale, il popolo si rivolse ad Aruru affinché ella potesse creare una creatura in grado di affrontare Gilgamesh. Abbiamo quindi Enkidu, una creatura animalesca, senza forma, senza identità, che caccia con le bestie, che pascola con gli erbivori e che dorme nelle caverne. Un cacciatore vide questa creatura terribile e chiese aiuto a Gilgamesh, il quale ordinò di mandare alle bestie una prostituta di nome Samat. Nell'epopea, Enkidu e Samat hanno differenti rapporti carnali per tipo 7 giorni o 7 notti o roba del genere, e alla fine di questi egli diviene un uomo civilizzato. Nella versione di Fate, la cosa sembra essere un po' diversa. Diciamo pure così, Nasu opta per un, non saprei come definirlo, più mistico, qualcosa di un pochino meno carnale, qualcosa di un pochino meno fisico, no? Quando la prostituta giunse da Enkidu, questa creatura senza forma e senza aspetto divenne sua amica e alla fine Enkidu ne assunse la forma. Di fatto Enkidu assunse l'aspetto della prostituta. Enkidu diviene identico a Samat, quindi l'aspetto con cui noi vediamo Enkidu è quello di Samat. Ora, immaginiamo di essere Enkidu. Immaginiamo di essere cresciuti nella foresta e di non aver mai visto una città in vita nostra. Immaginiamo le sensazioni provate da questa creatura selvaggia una volta che questa si è trovata dinanzi alle immense mura di Uruk.
Le mura di Uruk sono il simbolo della fredda razionalità di Gilgamesh. Esse creano dei limiti, definiscono le dimensioni della città e separano la civiltà dal mondo selvaggio. Enkidu giunge da un mondo irrazionale dove non esistono limiti né certezze. Non ci sono muri costruiti da mortali. Uomini e belve sono fratelli e non c'è egoismo né guerra. Enkidu giunge da un mondo di ozio e di pericoli. La gente che si era radunata diceva su di lui: invero, per fattezze costui è simile a Gilgamesh, la sua taglia è più piccola, ma per corporatura è più forte. Da quando è nato ha mangiato l'erba sulle montagne e il latte delle bestie selvatiche ha succhiato. Enkidu urlò al re, lo provocò, e il re si voltò e si vide davanti questa figura femminile, gracile, con capelli selvaggi e senza neanche delle calzature. Quando Enkidu sfidò Gilgamesh, quest'ultimo rise e non prese sul serio quelle parole. Nessuna creatura con aspetto di donna poteva mettersi contro l'uomo più potente mai esistito. Così Gilgamesh se ne andò e si diresse verso una cerimonia che lo stava attendendo. Enkidu bloccò la porta con il suo piede e non permise a Gilgamesh di entrare. Un affronto. Gilgamesh tentò di spostare Enkidu, ma quest'ultimo spinse Gilgamesh con una tale forza da quasi farlo cadere a terra. Dietro quell'aspetto di donna c'era la forza di un toro. Non era una creatura qualsiasi e Gilgamesh lo comprese, ma non accettò di essere sfidato. Così i due duellarono. La battaglia fra i due, secondo Nasu, fu così epica che la terra stessa tremò e fu così lunga e intensa che Gilgamesh esaurì tutti i suoi tesori e comunque non riuscì a sconfiggere Enkidu. Chi vinse la sfida? Secondo il mito originale, fu Enkidu a piegare Gilgamesh. Alla fine della battaglia, i due compresero una cosa. Erano entrambi potenti, ma entrambi incompleti. Enkidu mancava dell'ambizione, della razionalità e della giusta freddezza. Gilgamesh mancava dell'ozio, dell'irrazionalità e della giusta empatia. I due, comprendendo i loro limiti, divennero così amici. La terza fase di Gilgamesh è caratterizzata da un dominio più giusto. Non c'è più la tirannia, perché ora il re possiede una persona al suo fianco che può aiutarlo a mitigare i suoi vizi. L'amicizia fra Enkidu e Gilgamesh è sempre stata oggetto di dibattiti per via delle sue interessanti caratteristiche. Nel mito è poco chiaro se stiamo assistendo ad un'amicizia fra uomini oppure ad una storia d'amore omosessuale. E se è poco chiaro nel mito, immaginate quanto possa essere difficile determinarlo nella rivisitazione di Fate. Non ci è dato conoscere i dettagli del rapporto fra Enkidu e Gilgamesh, tuttavia la cosa curiosa è che in entrambe le opere Enkidu riveste il ruolo di donna. Se nel franchise di Fate vediamo questa creatura dalle chiare fattezze femminili, nell'epopea possiamo notare dei momenti in cui Enkidu viene di fatto trattato come una donna. Prima di uccidere un baba, Ninsun, la madre di Gilgamesh, che per qualche ragione in Fate non esiste, ma ci ho pensato io lì, incontra Enkidu e dice lui: anche se non sei parto del mio grembo, io ti considero ora come uno che è stato oblato a Gilgamesh, alla stessa stregua delle sacerdotesse, delle ierodule e delle consacrate. Ninsun assegna un ruolo femminile a Enkidu. Non lo vede come una guardia del corpo, ma come una specie di sacerdotessa. In più, durante il mito, in molte occasioni Enkidu e Gilgamesh girano assieme mano per la mano, soprattutto quando danno la caccia a un baba. Infine, quando Enkidu muore, Gilgamesh stende sul suo volto un velo, come i mariti facevano con le mogli. A prescindere dalla natura del loro rapporto, sappiamo che l'ultimo Gilgamesh, quello dopo la morte di Enkidu, è ben diverso da quello che noi tutti abbiamo imparato ad odiare grazie a Fate Stay Night. Non ha perso il suo orgoglio, ma ha ottenuto più saggezza, e nello stesso tempo ripensa con malinconia al suo amico perduto. Parliamo di un uomo che ha accettato che un giorno dovrà morire, e che si sta preparando a riunirsi con il suo migliore amico. Ma insomma, quale sarà la filosofia di Gilgamesh a questo punto? Dobbiamo chiedercelo, no? Il problema è che il personaggio con cui abbiamo a che fare è molto più complesso dei suoi coetanei di Fate Stay Night. I personaggi di Fate Stay Night sono in generale molto semplici, e lo comprendiamo dal fatto che, a prescindere dagli spin-off nei quali appaiono, sono sempre gli stessi. Non dicono mai nulla di nuovo o di particolarmente interessante. Artoria sarà sempre Artoria, Shiro sarà sempre Shiro, Rin sarà sempre Rin, ma Gilgamesh? Gilgamesh non sarà sempre Gilgamesh, perché lui ha avuto diverse personalità e diversi aspetti che sono cambiati nel corso del tempo. Quindi cercare una filosofia che rispecchi diversi Gilgamesh è tanto complicato quanto, direi, maleducato o irrispettoso. Sarebbe una maleducazione nei confronti di quei singoli Gilgamesh così particolari e unici, costringere ad una filosofia in comune con altri Gilgamesh totalmente diversi. Possiamo però certamente dire che il peggiore di questi è quello scritto dal primo Nasu. Non perché in sé sia il peggiore, ma perché, paragonato agli altri, è quello meno interessante. Cerchiamo di analizzare in generale i diversi Gilgamesh, no? Il Gilgamesh adulto di Fate Zero è quello più simile a quello dell'epopea, a mio parere, perché crede che il significato della vita stia nella ricerca del piacere. Qualsiasi forma di piacere dovrebbe essere perseguita per via della sua natura oscura, ma anche seducente. Questo è un Gilgamesh materialista, che vede le persone come oggetti.
Quindi questa è la filosofia del Gilgamesh di Phase Zero. La filosofia del Gilgamesh, sempre adulto, di Fate Stay Night Unlimited Blade Works, però intendo la serie, ovviamente, ha dei tratti in comune con il precedente. Tuttavia, egli ha anche la caratteristica di essere l'unico in grado di liberare l'umanità da uno stato di corruzione. Egli, essendo il primo eroe della storia, vede il mondo moderno attraverso quella lente e giudica l'umanità in base a quello che conosce. Se Uruk per lui era l'apice della perfezione, proprio perché era lui a regnare, il mondo moderno è l'apice dell'imperfezione, perché non esiste nessuno in grado di guidare l'umanità. La sua idea si potrebbe riassumere in distruggere per ricostruire, qualcosa del genere, no? Parliamo del Gilgamesh fanciullo di Fate Clan Liner Prismailia, che è quello che pare vivere con curiosità e ozio, ha un buon senso dell'umorismo ed è anche molto gentile, tuttavia non manca della sua fredda saggezza e di una parte di quella sua tipica arroganza. È un ragazzino avventuroso che, diciamo, esplicita molto facilmente i suoi sentimenti per Enkidu, ed in effetti quando c'è Angelica che usa la catena, che è Enkidu, per legare Gilgamesh, Gilgamesh si arrabbia tantissimo. Allora noi vediamo in quel momento lì, diciamo, quanto Gilgamesh ci tiene al suo migliore amico. E poi abbiamo un altro Gilgamesh adulto, ovvero quello di Fate Grand Order, Absolute Demonic Front, Babilonia, che è quello orgoglioso, sì, ma non eccessivamente egocentrico. Non so perché lo definiscono un tiranno, ma non è un tiranno. È autoritario, certo, ma giusto comunque. È saggio, razionale, ma anche empatico. Allo stesso tempo vive ricordando con tristezza il suo defunto amico. La sua filosofia è quella di un uomo che accetta il suo destino e che non ha più intenzione di combatterlo. In questo senso qua intendo dire che lui accetta il fatto che un giorno morirà e quindi non vuole posticipare quel momento lì, non vuole posticipare la sua caduta, non vuole posticipare la sua morte. E si nota che è molto gentile, che tende anche a, diciamo, comportarsi in modo benevolo nei confronti del suo popolo. Lo si nota per esempio quando gioca con i ragazzini. E ha una visione della storia che è molto affascinante. Infatti lui dice che alla fine, prima che arrivi Tiamat, lui dice al popolo che loro non saranno dimenticati, che anche se moriranno a Uruk comunque non saranno dimenticati perché le loro gesta rimarranno impresse nella storia. Ed è questo l'importante, rimanere impressi nella storia, fare la storia. E questo è molto interessante perché dimostra la saggezza di questo re. Ecco, ma come potete notare, l'avevo detto io che è difficile trovare una filosofia in comune fra tutti questi Gilgamesh. Però notiamo che nessuno di questi rappresenta quello che conosce un Enkidu vivo. Ed in effetti questa è la cosa curiosa. Noi non conosciamo la filosofia di vita di quel Gilgamesh, la filosofia dell'eroe accompagnato dal potente amico. Conosciamo soltanto il Gilgamesh prima di Enkidu e quello dopo Enkidu. Ma non conosciamo quello durante Enkidu, non so se mi capite. E questo è interessante ma allo stesso tempo triste, perché noi non vedremo mai quel Gilgamesh lì, cioè il Gilgamesh che conosce Enkidu, che proprio ha vissuto con Enkidu. E mi dispiace doverne parlare adesso, ma credo di aver scoperto un buco di trama, poi mi potete dire voi. Il Gilgamesh Caster è canonico, giusto? Giusto. Quindi noi abbiamo canonicamente tre Gilgamesh, uno bimbo, uno adulto e uno più anziano. Sapendo questo, com'è possibile che il Gilgamesh stronzo abbia un'esperienza di Enkidu, come possiamo vedere in Fate Zero? Egli parla dell'Enkidu morto, e quindi questo Gilgamesh dovrebbe essere saggio come quello Caster, non stronzo come quello che non ha ancora conosciuto Enkidu. Al che una persona potrebbe dire, eh no, perché il Gilgamesh che hai evocato è quello noto come Re degli Eroi, non è quello che ha conosciuto Utnapishtim e che ha fatto tutto il viaggio per cercare l'immortalità e bla 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 bla. Al che io chiedo, ma anche se quello che dice è vero, comunque non puoi dirmi che il Gilgamesh cosciente della morte di Enkidu è lo stesso stronzo che era ancora prima di conoscere Enkidu. Al massimo dovrebbe essere il Gilgamesh depresso che ha conosciuto la morte. Perché ricordiamo che dopo la morte di Enkidu, Gilgamesh entrò in una crisi di depressione, e questo è canonico. Anche perché è a causa di quella morte lì che lui decise di cercare l'immortalità. Quindi noi potremmo teorizzare che questo Gilgamesh ha la personalità del Re degli Eroi, ma la memoria di tutta la sua storia, il che comunque significherebbe che egli dovrebbe avere una qualche forma di bipolarismo dei conflitti interni. Perché dubito che la sua personalità da stronzo e le memorie di Enkidu non entrino in nessun modo in conflitto. Insomma, tu da una parte sei la testa di cazzo che non ha mai conosciuto la morte, che ti credi sto gran figlio di buona donna, però poi dall'altra hai queste memorie di Enkidu, hai la memoria della cerca dell'erba dell'immortalità, hai la memoria di tutto quello che hai fatto lì con lui, quindi sono due personalità in conflitto, inevitabilmente. Insomma, Enkidu era la ragione dietro la fine della stronzaggine di Gilgamesh, se noi ci ricordiamo bene, e quindi questo è un buco di trama non da poco. E in un certo senso si potrebbe comprendere questo semplicemente osservando Gilgamesh Caster, cioè esiste il buco di trama proprio perché esiste Gilgamesh Caster, perché tu creando questo giochino dei servant alternativi, no? Cioè di questi servant che sono extra, che però sono canonici, e tu poi metti una linea temporale, tu ti rendi conto che
tecnicamente stai creando soltanto dei buchi di trama, perché il Gilgamesh Caster non viene da un altro tempo, non viene da una Lost Belt, è il Gilgamesh dopo che ha trovato l'erba, cioè dopo che ha fatto tutto il viaggio per cercare l'erba dell'immortalità, è quel Gilgamesh lì. Quindi è quel Gilgamesh che soffre per la morte di Enkidu. Ma il Gilgamesh di Fate Zero parla di Enkidu sapendo che è già morto. Quindi non capisco, forse ho mancato un tassello importante, non ne ho idea. Però una persona potrebbe dire, no, però tecnicamente Enkidu è con lui perché Enkidu è la catena, mi è appena venuto in mente. Cioè uno potrebbe dire, ma guarda, in realtà Enkidu è con lui perché Enkidu è la catena che lui si porta dietro. Sì, ma non è cosciente, non è la stessa cosa, cioè non parla, non è che, cioè mi vuoi far credere che Gilgamesh passi il tempo a parlare con la catena? No, perché comunque lo tratta come se fosse già morto, perché Enkidu è di fatto già morto. Quindi non lo so, cioè la mia è soltanto una teoria ovviamente, però non credo che la presenza della catena sia la stessa cosa di avere il tuo amico lì materialmente presente, anche perché tu non hai mai visto la catena diventare Enkidu, cioè non ha senso, anche perché Gilgamesh parla di Enkidu al passato, quindi dice che non c'è più il suo amico, che il suo amico è morto, quindi non lo so. Vabbè, poi mi dite voi cosa ne pensate. Comunque, tralasciando queste domande qui, questa era la mia analisi del personaggio di Gilgamesh e non ho più nient'altro da dire adesso. Spero che vi sia piaciuta e quindi spero che anche il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale e che potete anche andare in descrizione e cliccare sul link di Fate Yggdrasil per leggere la mia blog novel. Magari vi può piacere, non lo so, forse no, forse sì, vabbè, non è quello l'importante. Comunque, detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Statemi bene, va bene? Bene, bravo. Continuate a starmi bene.